Ed eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio e sempre solo con il microfono acceso. Allora, ci sono delle cose che mi fanno sorridere barra incazzare. Per esempio, quasi tutte le frasi che iniziano con "ai miei tempi le cose funzionavano, ai miei tempi era diverso, ai miei tempi le cose si risolvevano in maniera diversa", cose del genere. Perché dico questo? Per farvi un esempio, oggi ho visto un'immagine, solita foto con le parole sopra, in cui praticamente c'era scritto "ai miei tempi", cose del genere, ok? Si andava a ballare la domenica pomeriggio alle 9:30, alle 7:30 tutti a casa, ma era sottolineata su questa foto la cosa "si ballava", non si sballava, non ci si sballava. E sta cosa mi fa morire da ridere, perché evidentemente chi ha fatto sta cosa e chi ha detto è vero, e non c'è mai andato in una discoteca la domenica pomeriggio. Cioè, io sono sempre stato più un tipo da concerti, però qualche volta ci sono andato anch'io. E ce n'è, per dirvi, ce n'è una dalle parti mie, non dirò nomi, ok? Qualche volta sono andato la domenica pomeriggio. E io lo dirò sempre. Io ho sbagliato carriera nella vita, dovevo fare lo spacciatore. Avessi fatto lo spacciatore, a quest'ora avrei il villone, tipo gli americani, Escobar, quella roba là. Perché il numero di persone che mi chiedeva roba, che mi chiedeva pastiglie, cose del genere, era incredibile. Girava tanta di quella droga sotto forma di pastigliette, perché all'epoca la coca era costosissima, ok? Però erano, cioè, c'era una percentuale di persone che erano fatte, che era mostruosa, ok? C'è una roba incredibile, quindi non ci si sballava. Ma dove? Ma dove? C'è una roba incredibile. Ripeto, io preferivo i concerti, era un altro ambiente, era tutto diverso. Oddio, anche là non era perfetto, però nulla in confronto di quello che erano le discoteche anni 80, anni 90, soprattutto di domenica pomeriggio, ok? Là non c'era la legge che non si serviva da bere alcolici ai minori, cose del genere. Cioè, una volta, purtroppo, era tutto. C'era più tolleranza, ma troppa tolleranza. Tante cose succedevano anche una volta. È che magari non si denunciavano perché c'era un'altra mentalità ed era sbagliatissima sta mentalità. Fortunatamente adesso sta mentalità non c'è più, ok? Però forse anche troppo che non c'è la mentalità adesso, perché adesso è come se c'è l'opposto adesso, ok? Però i tempi di adesso sono i figli di quei tempi dove si poteva far tutto, troppo. E adesso uno ne paga le conseguenze, perché i ragazzi di allora sono i genitori di oggi. Quindi fate un po' dei conti, insomma, genitori che hanno figli. Questo per dire. Un'altra cosa che mi fa sempre, ma sempre fatto sorridere, è quando dicono "ai miei tempi, se mio padre mi tirava una sberla, non lo capivo subito che lo faceva per il mio bene, però mi sono reso conto che mi ha insegnato a vivere". Cioè, ai giovani d'oggi mancano le sberle, manca un po' menare le mani, che non fa male, no? E tutti "sì, mi piace, è vero, una sberla non fa niente". Cioè, allora ditemi una cosa. Quindi, il modo per cercare di eliminare la violenza è tornare ai vecchi modi con la violenza, perché uno schiaffo non ha mai fatto male a nessuno. Cioè, voi capite a priori che è una cosa assurda sta cosa qua. Risolvere i problemi di gente violenta tornando ai vecchi modi, quando effettivamente era normale tirare schiaffi. Il papà, la mamma tiravano schiaffi e dicevano "eh sì, però siamo cresciuti". Come cazzo siete cresciuti? Perché se l'Italia è allo sbando, se siamo allo sbando, se il mondo è allo sbando, è la generazione quella che è cresciuta, che ha fatto figli, che è andato tutto allo sbando, ok? Perché se ti tirano su a menate, se ti tirano su a schiaffi, cose del genere, ti mettono in riga, sì che ti mettono in riga, ma allora pensi che con la violenza risolvi i problemi? Dopo potete dirmi quello che volete, ma no, ma è così. È inutile dire educare, educare nelle scuole, che per me anche quello comunque. Però ci torneremo più avanti. Cioè, un paradosso. Bisogna tornare a dare sberle ai figli, perché così sì che imparano,
Però dopo ti bisogna insegnare a rispettare le donne, a rispettare le persone, a fare tutte queste cose. Questi sono i tempi moderni, ok? Cioè, si vuole tornare al passato, a un certo tipo di passato, che il passato ha fatto i danni che stiamo vivendo adesso. E vabbè, buonanotte.